Lunedì 22 maggio 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 18.30 con la compagnia della Live per parlare di tutti i temi del Milan e per parlare anche dei temi della Serie A, e tra poco vediamo di cosa si tratta. Il numero di telefono per i vostri messaggi scritti oppure vocali è il 366-111-2964. Parlavamo dunque dei temi della Serie A. E allora, ieri il Napoli ha battuto l'Inter, rallentando nella corsa Champions. Questa sera giocano la Roma e la Juventus, ma i temi sono anche quelli degli addii, perché Spalletti sembra ormai quasi lasciare il Napoli, mentre anche la posizione di Allegri, che sembrava insomma abbastanza salda nelle ultime ore, si è un pochino ammorbidita. E vedremo che cosa capiterà nelle prossime settimane. In casa Juventus, naturalmente, l'attesa è per la sentenza di oggi, che entro le 22 determinerà in un certo senso la classifica di questo strano campionato. E poi la grandissima nazionale italiana Under 20, che ieri ha battuto 3-2 il Brasile nell'esordio del campionato del mondo di categoria. Andiamo a vedere subito la prima pagina dei quotidiani in edicola. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, e l'apertura è proprio dedicata ai due allenatori in questo momento più in vista, perché forse partenti. Quasi sicuro il primo, vedremo il secondo. Spalletti, regalo d'addio, batte pure l'Inter e lascia il Napoli. In retroscena della rottura con De Laurentiis, Luciano si ferma un anno, discorso definito, parli il club. E ora le idee sono quelle di Benitez e di Italiano. Tra l'altro, con la vittoria di ieri, il Napoli per la prima volta nella sua storia ha battuto almeno una volta tutte le squadre del campionato, tutte 19 le squadre del campionato di Serie A, col 3-1 ai nerazzurri. Inzaghi dice: è un errore pensare al Manchester City, il turnover non paga, Gagliardini espulso, lo aspetta l'Atalanta, dopo un ritorno a casa per Roberto Gagliardini, che lascerà sicuramente l'Inter la prossima estate. Massimiliano Allegri, eccolo qui, vedete, Allegri vede Elkan tra tensioni e nuove penalizzazioni. Io resto, però non decido da solo. La Juve oggi fuori dalle prime quattro. Nel frattempo, vittoria importantissima per la Lazio, che ieri sera a Udine ha battuto 1-0 l'Udinese con il calcio di rigore di Ciro Immobile, facendo un balzo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Vedremo tra poco la classifica della Serie A. Andiamo al Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport apre con il Napoli. Con il Napoli dice: l'ultimo sfizio, il Napoli non perdona. Lezione all'Inter, finalista di Champions. In Serie A battuti tutti. Spalletti ai saluti, dice: il mio futuro è già deciso. Juve, io non me ne vado, vedete Allegri che fa di no con le manine. Corte d'appello, verdetto entro le 22. Rischio meno 12, Allegri intanto oggi in campo sfida l'Empoli e scopre le carte. Questa sera ci sarà proprio la partita tra la Juve e tra l'Empoli e la Juventus, mentre alle 18.30 la Roma è impegnata in casa con la Serenità. Naturalmente seguiremo questa partita nel corso della compagnia della Live. Il Napoli e poi naturalmente il resto della Serie A, che tra poco vedremo, come ad esempio il Torino. Allora Tutto Sport si interroga: Toro, la vuoi l'Europa? Ieri finisce 1-1 nella sfida contro la Fiorentina, le solite timidezze in attacco, la solita delusione in casa, solo Sanabria risponde a Jovic, le coppe si allontanano, Cori contro Cairo anche nel giorno del compleanno. Un altro risultato di ieri è il pareggio per 0-0 tra il Lecce e lo Spezia nella gara di pranzo. Risultato che porta intanto lo Spezia un punto avanti sul Verona terz'ultimo, ma soprattutto aritmeticamente la Cremonese in Serie B. E infatti con questo pareggio i grigiorossi ritornano subito nella serie cadetta dopo una sola stagione. Andiamo agli approfondimenti, cominciamo dalla Gazzetta dello Sport e cominciamo dalle partite di ieri e dalla bella vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Inter. Il Napoli campione le ha battute tutte. Col tris all'Inter, 19 avversari KO, ma che aiuto da Gagliardini. Lukaku risponde ad Anghissà, decidono Di Lorenzo e Gaetano, maxi turnover di Inzaghi, rosso al centrocampista dopo 41 minuti. Solo Onana, Bastoni e Barella in campo dal primo, e c'è il sorpasso della Lazio. Questo per quel che riguarda la classifica. Per quel che riguarda invece l'arbitraggio, ieri il voto
a Marinelli è 4:30, per Gagliardini in rosso in ritardo, Zielinski non era fallo, insomma ne ha combinate veramente di ogni, da arbitro della partita di ieri, partita che ha sancito il successo del Napoli, e Inzaghi avverte e dice: non dobbiamo distrarci, il KO ci rallenta, un errore pensare al City, per il pass Champions serve almeno un pari con l'Atalanta, non si può perdere dopo l'1-1 all'83esimo, dopo 8 vittorie consecutive si ferma la squadra di Inzaghi che dice a Istanbul non partiremo battuti, è meglio vincerle le finali, e allora ecco la volata per i tre posti in Champions, Inter che tra l'altro sarà impegnata anche nella finale di Coppa Italia questo mercoledì dopodomani, la volata per i tre posti Champions. La Juventus è a 69 in attesa intanto della partita di questa sera con l'Empoli e poi del verdetto del tribunale. La Lazio è a 68 e nelle ultime due partite ha una squadra già retrocessa, la Cremonese, e una squadra già salva, l'Empoli. L'Inter a 66 e nelle ultime due partite ha l'Atalanta in casa e il Torino in trasferta. Il Milan a 64 con Juventus e Verona, l'Atalanta a 61 con Inter e Monza e poi la Roma a 59 oggi con la Salernitana. Vincendo salirebbe a 62, si porterebbe a meno 4 dall'Inter, insomma è una situazione molto difficile, anche perché le ultime due gare sono due gare complesse con la Fiorentina e lo Spezia, quindi tecnicamente l'Inter, diciamo che la Roma è abbastanza fuori dalla corsa Champions e poi soprattutto punta a entrarci attraverso la vittoria dell'Europa League e la finale con il Siviglia. Questo il diciamo questo il quadro della situazione per quel che riguarda la corsa Champions, ma c'è un altro tema legato alla partita di ieri ed è quello dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Spalletti se ne va, titolo alla Gazzetta dello Sport. Napoli troppe tensioni, ora Luciano è spremuto e starà fermo un anno. De Laurentiis voleva sostituirlo dopo il KO di Empoli, da quel giorno tutto è cambiato. Qui vedete intanto la panda. Credo sia una panda, insomma, decorata, comunque la panda di Spalletti decorata a scudetto con la famosa scritta uomini forti e destini forti. Spalletti ha detto: non sto aspettando niente, è tutto definito, c'è soltanto da dirlo e lo faremo alla fine, non vi inventate niente, non c'è stata nessuna trattativa dalla sera della cena, è tutto a posto. Le parole d'addio di Luciano Spalletti, discorso definito, non si cambia idea da un giorno all'altro. Questa è la situazione per quel che riguarda Luciano Spalletti e il suo futuro, che a questo punto sarà decisamente lontano da Napoli. Allora chi potrebbe sostituirlo? Beh, De Laurentiis si indica la strada, ci sono diversi tecnici che potrebbero prendere il posto di Luciano, alcuni di ritorno, ad esempio come Rafa Benitez, altre scommesse in un certo senso come Thiago Motta, allenatori che potrebbero continuare a proporre un calcio offensivo come Vincenzo Italiano, oppure un ribaltamento di fronte con l'arrivo di Giampiero Gasperini. Da Benitez a Gasperini idee per il dopo Luciano. De Laurentiis sta valutando le soluzioni, i favoriti sono lo spagnolo che conosce l'ambiente e anche l'atalantino, mentre Italiano e Motta sono tecnici in ascesa, piacciono anche perché costano meno. Questa è la situazione in casa Napoli, vedremo come si evolverà tra praticamente un paio di settimane, quando ci sarà il fischio finale del campionato. Un campionato abbastanza deludente per quel che riguarda il Torino, soprattutto in virtù delle ultime partite, ma soprattutto in virtù del rendimento casalingo. Vi ricordate, no, che se il Torino avesse giocato sempre lontano dal proprio stadio sarebbe credo quarta o una roba del genere in classifica, e anche ieri non è riuscito a vincere in casa. Toro in corsa con Sanabria, Jovic lancia la Fiorentina, poi segna ancora Tonni, Viola e Juric avanti insieme, era come uno spareggio, prevalso la paura di perdere, poche occasioni, soprattutto prudenza, e il pari è giusto, e dunque finisce 1-1 la sfida tra il Torino e la Fiorentina. Invece per quel che riguarda l'altra partita di ieri, adesso andiamo a concludere il quadro della giornata, intanto come dicevamo con il pareggio tra Lecce e lo Spezia, il cosiddetto pari della paura, con Lecce e Spezia che non si fanno male e spediscono in Serie B la Cremonese. Lo 0-0 giova di più la squadra di Baroni che ha guadagnato un punto sul Verona terz'ultimo, adesso a meno 3 dai salentini. È semplice, dice, la salvezza ora dipende solamente da noi. Questa è la corsa
per quel che riguarda la lotta salvezza, con un posto ancora da assegnare. Il Verona giocherà con l'Empoli e poi in trasferta con il Milan, lo Spezia col Torino in casa e la Roma in trasferta, il Lecce con Monza e Bologna. Dunque, tra tutte, diciamo che il Lecce può essere abbastanza tranquillo, anche perché indicativamente potrebbe quasi bastarne un punto da qui alla fine, mentre lo Spezia dovrà vincere la prossima con il Torino e naturalmente il Verona la prossima con l'Empoli, e poi giocarsi tutto per Spezia e Verona contro Roma e Milan. Questo è il punto per quel che riguarda la lotta a salvezza. Invece per quel che riguarda la Champions, fondamentale vittoria ieri sera della Lazio contro l'Udinese. Immobile di rigore, Udinese stesa, Sarri riparte e vede l'obiettivo. Prima vittoria di una big in questo torneo in Friuli. Per Ciro, 196esimo gol con la Lazio, c'è un palo di Romagnoli, bianconeri sono stati poco pericolosi. In realtà è stata una partita che non ha avuto, diciamo, un numero altissimo di occasioni, però è stata una partita intensa, soprattutto nel primo tempo, grande ritmo, grande voglia, alla fine l'ha spuntata la Lazio. Polemiche nel dopogara, perché ci sono state le parole del dirigente dell'Udinese Pasquale Marino, che dice il penalty non c'è, mentre Sarri dice ci stava anche l'espulsione e invita a tirare fuori le immagini. Per me il rigore ci sta, dice Sarri, anzi ce n'erano due prima, un altro su Immobile e uno anche su Pedro. Una vittoria preziosa e meritata, abbiamo creato 5-6 occasioni per segnare. Questo Maurizio Sarri per quel che riguarda la vittoria della Lazio sull'Udinese. Prima di parlare del Milan andiamo in Argentina, perché ieri sera l'Italia ha esordito nel Mondiale Under 20 facendolo con una grande prestazione e battendo 3-2 il Brasile dopo un primo tempo fantastico, chiuso sul 3-0 per gli azzurri. A terra il Brasile, l'Italia che spettacolo, tre reti nei primi 45 minuti, poi rischia e tiene. Apre Prati, il primo gol dell'Italia è bellissimo per costruzione, poi doppietta di Casadei, un gol di testa e uno su rigore. Nella ripresa l'1-2 di Leonardo arriva tardi. Questa è risultanza di Cesare Casadei, grande protagonista della nazionale italiana, che giocherà mercoledì la prossima partita alle 20, quindi un orario un pochino più accettabile, contro la Nigeria, mentre sabato contro la Repubblica Dominicana. Ma naturalmente è un momento, del resto povero signore qua al centro, che ha problemi di traspirazione, guardate, povero, emarginato. I prossimi turni dell'Italia saranno sicuramente più agevoli, anche se, ripeto, il primo tempo degli azzurri è stato pressoché perfetto. E allora aspettate che vi faccio vedere anche questo approfondimento, perché sapete, prima di parlare di Milan e poi chiudiamo il calcio internazionale, ma prima di parlare di Milan faremo un discorso nei prossimi giorni, forse già oggi, sui nomi che circolano attorno al Milan, per, come dire, cercare di capire un po' il disegno che si sta configurando, le linee che si stanno tracciando. Perché? Perché ad esempio la Gazzetta dice fateci tornare tutta una serie di giocatori che vorrebbero ritornare in Italia, da Zaniolo a Lucca, Scamacca e Gnonto, c'è voglia di Italia. Il Milan lavora per il prestito di Gianluca Scamacca, Juve in agguato. Sotto vedete Zaniolo, punta al rientro, i rossoneri più interessati, Mattia Viti che gioca nel Nizza, blindato a Nizza, Empoli in pole per un prestito, poi c'è Willy Gnonto che sta giocando al Leeds in corsa per non retrocedere, e poi c'è Lorenzo Lucca che all'Ajax non ha fatto un granché. L'Ajax è finita, ipotesi Bologna o Sassuolo. Dice il commissario tecnico Roberto Mancini, il rinascimento del nostro calcio non c'è stato, le tre ai quarti in Champions avevano 6-7 titolari italiani. Questo è un tema, quello di certi nomi. Allora andiamo in casa Milan, perché per certi nomi ci potrebbero essere 100 milioni, per fatto la rima. 100 milioni per il nuovo Milan, da Origi a Rebic, risparmio e incasso, e con la Champions si investe ancora. I rossoneri in uscita possono portare 50 milioni tra cessioni e stipendi, e qui si fa la lista, vedete qui, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo taccuino ha preso appunti, altri 50 arriveranno dal budget, così si può rinforzare la squadra a centrocampo e attacco, e qui vedete ci sono dietro a Pioli
i soliti Loftus Cheek e Marco Arnautovic. Nel frattempo, Brain Diaz, dentro o fuori, può decidere la Coppa e con Camada a zero, incontro in vista a Milano e con il Real Madrid, ha chance di restare, ma gli serve il quarto posto. Il bacio alla maglia di Brain Diaz, che dice: il bacio della maglia era per ringraziare i nostri tifosi, qui sto molto bene, sul futuro non so cos'altro dire. Questo per quel che riguarda il Milan, il futuro del Milan, il mercato Milan, ne parleremo questa sera nel corso della compagnia della live. Chiudiamo con il calcio estero, perché da una parte c'è il Manchester City che ora punta al triplete e dice Guardiola carica, dice: le squadre migliori vogliono sempre di più, perché fermarci? Il mio City vuole la Champions per fare la storia. E poi c'è il Brighton, De Zerbi è riuscito a portare per la prima volta nella storia del club il Brighton in Europa e dice: ce lo meritiamo. Ai gabbiani mercoledì servirà un punto col City per l'Europa League, altrimenti sarà Conference, ma sarà comunque Europa per l'ottimo Brighton di De Zerbi. E poi in Germania, perché in Germania ieri il Borussia Dortmund non ha fallito l'occasione per superare il Bayern Monaco, ed ora, ad una giornata dalla fine del campionato, il Borussia Dortmund guida la Bundesliga con 2 punti di vantaggio proprio sul Bayern. Dunque un momento importantissimo della storia del Dortmund, che vince per 3-0 sul campo dell'Augsburg, condannandolo a una settimana di patemi, visto che si giocherà la salvezza sabato. Intanto il Borussia Dortmund ospiterà il Mainz, squadra tranquilla e senza grosse pretese a metà della classifica di Bundesliga, mentre il Bayern Monaco andrà sul campo del Colonia, squadra altrettanto tranquilla e salva, e quindi il destino ora è nelle mani dei gialloneri. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa, io vi ringrazio, vi do appuntamento questa sera alle 18.30 con la compagnia della live, naturalmente in diretta, con la possibilità di mandare i vostri messaggi nella chat di YouTube o via Facebook o via Twitch. Nel frattempo, durante il giorno, potete in qualsiasi momento mandare un messaggio al 366 111 2964 vocale o scritto. Buon lunedì a tutti.